La questione non è come ci sia finito in questo turbinio, in questa porta girevole. La questione è come uscirne. È passato un sacco di tempo da quando sono arrivato e ho visto questa porta girevole e ho detto, vabbè, prendo la porta girevole e passo dall'altra parte. Ma che? Continuo a girare. All'inizio dicevo, sì, vabbè, il solito incubo che faccio quando mangio pesante. E invece non è un incubo. Mi sono reso conto che non sia proprio un incubo. E continuo a girare. La questione è che passa tempo, passano gli anni, stanno passando gli anni e non se ne esce. La porta girevole era stata costruita dall'ingegnere anni fa perché diceva che si passava più agevolmente dall'altra parte, quindi chi doveva accedere al palazzo doveva per forza passare attraverso la porta girevole. Avevo visto famiglie intere passare la porta girevole, donne bellissime, uomini d'affari, giovani artisti, tranquillamente passare la porta girevole. Io no, io sono ancora qui, io continuo a girare e mi rendo conto che il tempo è passato, sta passando. Sono entrato che avevo una trentina d'anni e adesso non mi ricordo neanche più. So che a volte vedo gente che festeggia Capodanno, il tempo che passa, gli anniversari, i compleanni, le ricorrenze. E io sono qui che giro in questa cosa. Ma meno male che l'architetto avesse detto che comunque si trattava di una porta girevole agevole per poter entrare, per poter accedere al palazzo. Perché al palazzo si vive meglio, ci sono gli altolocati ed io, come tanti della mia generazione, eravamo curiosi di capire che cosa combinassero questi signori, visto che i nostri padri sudavano per uno stipendio decente e non arrivavano mai serenamente a fine mese. Sì, sto usando tutti i verbi di maniera, lo sto usando apposta. E intanto continuo a girare. La porta girevole continua a farmi roteare. Io voglio capire quando ne uscirò. Ho saputo e mi ricordo che giorno fosse quando sono entrato, ma non mi ricordo quando potrò mai uscirne. Sì, anniversari, compleanni, ricorrenze, onomastici, capodanni, Natale, Pasqua, San Valentino. Io sempre qua che ruoto in questa porta girevole. E meno male che era agevole il passaggio a palazzo.